Covid-19, la decrescita è ancora troppo lenta e l'indice RT è in salita, a rischio la riapertura dal 7 gennaio. Con questi dati una parte del paese dopo il 6 gennaio potrebbe finire nuovamente in zona rossa o arancione. Emergenza coronavirus, ASP Palermo, vaccinati 1.008 operatori sanitari in 7 ospedali di città e provincia. Resta critica la situazione coronavirus a Capizzi, un piccolo centro di 3.000 abitanti sui Monti Nebrodi, nel Messinese. Il tutto sarebbe nato dopo un party privato che si è svolto durante queste festività in un locale di Nicosia. Crisi del settore moda e abbigliamento, solo a Palermo 1.200 le aziende chiuse, numeri preoccupanti a Catania e Messina. Rifiuti, pubblicata gara per la 7ª vasca di Bellolampo. Non finanziati, progetti presentati dalla RAP con il Comune di Palermo per la realizzazione di 5 centri comunali di raccolta. Bentrovati gentili telespettatori al consueto appuntamento con l'informazione di Media News. Oggi sabato 2 gennaio parliamo subito di Covid, la decrescita è ancora troppo lenta e l'indice RT è in salita, a rischio la riapertura del 7 gennaio. Con questi dati una parte del paese allo scadere del decreto di Natale il 6 gennaio potrebbe finire nuovamente in zona rossa o arancione. Una lenta decrescita della curva del contagio, ma con l'RT in aumento ed il tasso di positività a 14,1%, ancora in crescita. Con questi dati, una parte del paese allo scadere del decreto di Natale, il 6 gennaio potrebbe finire nuovamente in zona rossa o arancione. La Sicilia non è fra le regioni a rischio nonostante l'indice RT è a 0,93 e il ritorno alla crescita del contagio. Attualmente è previsto che dopo il decreto le regioni tornino alla fascia di colore assegnata prima del lockdown natalizio, cioè tutte gialle tranne l'Abruzzo che è arancione. Ma l'andamento del contagio non rende scontato che sia così. Sarà il governo a decidere la prossima settimana a seguito delle verifiche effettuate dagli esperti sul nuovo report dell'Istituto Superiore di Sanità. Qualcosa potrebbe cambiare anche sui parametri di valutazione. Tra questi un diverso modo di calcolo dei tamponi antigenici e molecolari effettuati che potrebbe poi influire sul tasso di positività. Ad essere rivalutate potrebbero essere anche le definizioni dei casi e le strategie di esecuzione dei test. Riguardo all'altro tema caldo delle scuole, queste dovrebbero riaprire ovunque con il 50% di presenze massime consentite, dopo il lavoro svolto dalle varie prefetture nei tavoli di coordinamento scuola-trasporti. Un annuncio in questo senso è stato fatto da tutti i ministri a vario titolo competenti, interno, istruzione e trasporti. Gli stadi saranno ancora chiusi, ma c'è qualche spiraglio per la ripresa dello sci nella seconda metà di gennaio, dopo la richiesta delle regioni di una riapertura degli impianti esclusivamente nelle zone gialle dal 18 del mese. Resta invariato il ricorso allo smart working in gran parte delle aziende ed in particolare negli uffici statali, dopo la proroga prevista fino al 31 gennaio sulle misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione. Cominceranno in ordine sparso anche i saldi invernali nell'arco di tutto il prossimo mese di gennaio e in determinati casi potrebbero ancora cambiare in considerazione di eventuali zone rosse. Il coprifuoco resta fissato alle 22. Nelle sole zone gialle ristoranti e bar potranno servire tavoli fino alle 18, piscine, palestre, cinema e teatri resteranno chiusi per ora. A riaprire invece potrebbero essere mostre e musei con entrate contingentate. Quasi 500 positivi negli ultimi due giorni dell'anno al drive-in della Fiera del Mediterraneo a Palermo. La preoccupazione del commissario Renato Costa: bisogna tenere sempre alta l'attenzione e rispettare le misure di prevenzione. L'attività prosegue ogni giorno dalle 8 alle 20. Sono complessivamente 69.733 i tamponi effettuati e 4.613 positivi dal 30 ottobre al 31 dicembre al drive-in della Fiera del Mediterraneo di Palermo, dove l'attività prosegue ininterrotta anche nei giorni festivi. Dopo Natale e Santo Stefano, anche ieri Capodanno è stato garantito il servizio dalle 8 alle 20. I cancelli vengono chiusi alle 18 e la prestazione viene assicurata alle vetture in fila all'interno della fiera fino all'esaurimento.
Il dato più elevato sia in termini assoluti che in percentuale è quello dei positivi ai tamponi rapidi registrati mercoledì 30 dicembre. Dall'inizio dell'attività, il 30 ottobre scorso, mai c'era stata una percentuale superiore all'11%, dato sforato all'antivigile di Capodanno con 294 positivi, pari al 14,66% dei 2005 tamponi antigenici effettuati dagli operatori sanitari. Il dato del 30 dicembre ha trovato parziale riscontro anche ieri, con 198 positivi su 1.791 tamponi, portando così a 492 le persone che, come previsto dal protocollo sanitario per la verifica definitiva, si sono dovute sottoporre al tampone molecolare alla Fiera del Mediterraneo negli ultimi due giorni dell'anno. Gli ultimi giorni 2020 hanno visto alla fiera sicuramente un incremento del numero dei tamponi, ma purtroppo hanno anche visto un aumento della percentuale dei positivi, ha sottolineato il commissario per l'emergenza Covid a Palermo, Renato Costa. Siamo molto preoccupati, probabilmente la conseguenza degli assembramenti che ci sono stati nel periodo prefestivo dai primi giorni di dicembre, perché noi vediamo sempre l'effetto di ciò che avviene nei 15 giorni precedenti. Speriamo che le misure successive siano state utili a non incrementare questi dati, anche perché un altro elemento preoccupante è che gli ospedali cominciano a essere nuovamente occupati. Sicuramente non sono sotto pressione, però c'è una presenza maggiore rispetto ai giorni scorsi. Per questo motivo, ha concluso Costa, diventa sempre più pressante, urgente e più importante mantenere l'utilizzo delle mascherine, rispettare il distanziamento sociale e l'igiene delle mani, ricordandosi anche di areare sempre i luoghi dove si soggiorna in più di due persone. Intanto prosegue anche l'attività di prevenzione e verifica all'aeroporto Falcone Borsellino e nei porti di Palermo e Termini Imerese. Dall'11 al 31 dicembre sono stati 29.658 i tamponi effettuati ai passeggeri in arrivo in città e 68 i positivi riscontrati. Emergenza coronavirus ASP di Palermo, vaccinati 1.008 operatori sanitari in 7 ospedali di città e provincia. Dopo i primi tre giorni in cui a Villa delle Ginestre sono stati vaccinati 150 operatori sanitari provenienti anche da altre aziende siciliane, nelle ultime due giornate sono stati altri 1.008 a ricevere il siero nei diversi presidi dell'ASP di Palermo, ospedale Ingrassia, ospedale Cimino di Termini Imerese, ospedale dei Bianchi di Corleone, civico di Partinico e Madonna dell'Alto di Petralia Sottana. Nei dati comunicati alla piattaforma nazionale dell'azienda sanitaria del capoluogo rientra anche l'ospedale Gio di Cefalù. Sono 8.190 le dosi consegnate all'ASP e custodite nella cella refrigerata di Villa delle Ginestre. L'adesione del personale è massiccia, conferma della sensibilità degli operatori e della ferma convinzione della straordinaria importanza del vaccino per vincere la battaglia contro il coronavirus, ha sottolineato il direttore generale dell'ASP di Palermo, Daniela Faraoni. Nel rispetto di quanto stabilito, sono stati vaccinati medici, infermieri, operatori sociosanitari impegnati nelle corsie di ospedali o nel territorio nell'assistenza e cura dei pazienti Covid positivi. Le squadre di vaccinatori allestite e messe in campo in pochissimo tempo hanno lavorato intensamente e continueranno a farlo nei prossimi giorni per utilizzare tutte le dosi in questo primo momento disponibili. Siamo grati a tutto il personale che ha dato il contributo organizzativo, sacrificando anche le giornate dedicate alla festività. Resta critica la situazione coronavirus a Capizzi, un piccolo centro di circa 3.000 abitanti sui Monti Nebrodi nel Messinese, ieri registrato un nuovo decesso. Il tutto sarebbe nato dopo un party privato che si è svolto durante queste festività in un locale di Nicosia, in una cittadina dell'Ennese. Dalle prime ricostruzioni che sono state fatte, il contagio da Covid si sarebbe poi esteso ad altre persone, 58 finora i positivi, altre 25 le persone in attesa del risultato del test. Abbiamo registrato l'ennesimo decesso per Covid all'interno della nostra comunità. Un cittadino che osservava puntualmente le norme anti-Covid, il distanziamento sociale, eppure neanche questa diligenza ha potuto fare niente nei confronti di un virus terribile che lo ha travolto in pochissimi giorni. Purtroppo le mie raccomandazioni, che ormai vanno avanti da 3 mesi, non hanno potuto evitare ciò che io paventavo. Negli ultimi appelli, seppur la situazione numerica dei contagi non destava ancora nessuna preoccupazione, io già intravedevo questa ipotesi, cioè che numerosi positivi asintomatici, ignari di tale circostanza, girovagavano per il nostro paese e rappresentavano una minaccia per la comunità.
Pochi contagi si manifestavano a Capizzi, in controtendenza assoluta con l'andamento di tutto il circondario e di tutta la regione. La profonda conoscenza delle abitudini e del modo di pensare di noi capitini mi faceva ritenere che ciò non corrispondeva al vero, ma era solamente il frutto di una mentalità retrograde ed egoistica insita in noi capitini. Alla fine, dal 24 di dicembre, la diffusione del virus è stata in maniera capillare all'interno delle nostre famiglie e la conseguente comparsa di sintomi e richieste di aiuto ai medici ha fatto emergere un quadro a dir poco terrificante. È opportuno in questo momento che tutta la cittadinanza collabori attivamente a fronteggiare questa situazione di emergenza. Bisogna uscire dal guscio della reticenza e dichiarare il proprio stato di salute, specialmente quando si tratta di sospetto Covid, perché sono convinto che numerosi nostri concittadini, pur avendo chiari i sintomi dell'infezione da Covid, non comunicano niente alle autorità sanitarie, non si sottopongono ai test, diciamo, di controllo. Anteponiamo a tutti, davanti a tutto, la salute pubblica e la sopravvivenza della nostra comunità. Crisi nel settore della moda e dell'abbigliamento, solo a Palermo 1200 le aziende che sarebbero state costrette a chiudere, numeri preoccupanti a Catania e a Messina. A fare un'istantanea del momento è Marco Di Giovanni, imprenditore e presidente Fimo Assoimpresa. I 2020 sicuramente saranno difficili da dimenticare perché tutte le imprese hanno subito delle grosse perdite dovute a tutte le restrizioni dettate dai DPCM causati appunto dal Covid. Anche io nel personale ho avuto parecchie perdite. Il Covid ha portato le persone ad affacciarsi ancora di più a questa realtà dell'e-commerce, facendo soffrire i negozi di vicinato come quelli che sono come i miei negozi. Il fatturato si attesta tutto l'anno già intorno al meno 60-70%, ci sono dei picchi in delle città anche che arrivano all'80%, nel mio caso sono sotto a dicembre di un buon 60%. Purtroppo molte aziende palermitane hanno chiuso, a Palermo si contano già più di 1200 imprese chiuse da aprile fino a settembre e i numeri sono destinati a salire. Il nostro settore è stato quello più bersagliato anche perché non abbiamo ricevuto nessun tipo di aiuto da parte dello Stato. Gli ultimi decreti ristori non abbiamo visto neanche un euro. Io quello che dico, aiutiamo i nostri negozi di vicinato acquistando presso i negozi di città, non boicottando del tutto l'online, ma di dare manforte ai negozi della propria città. Rifiuti pubblicata, gara per la settima vasca di Bellolampo, non finanziati i progetti presentati dalla RAP con il Comune di Palermo per la realizzazione di 5 centri di raccolta comunali. È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la gara per la realizzazione della settima vasca della discarica di Bellolampo nel comune di Palermo. L'importo a base d'asta è di 24.658.000 euro, IVA esclusa, finanziati dal governo regionale con fondi FSC 2014-2020. La procedura verrà gestita interamente in modalità telematica dall'Ufficio regionale Espletamento Gare d'Appalto, sezione territoriale di Palermo. Le stanze andranno presentate entro l'8 febbraio. Il progetto redatto dal RAP, valutato dall'organismo esterno e approvato dalla struttura commissariale, prevede in particolare la realizzazione di una vasca in materiali sciolti e impermeabilizzata da destinare a discarica per rifiuti non pericolosi nella piattaforma impiantistica di Bellolampo, completa di opere per la raccolta e il trasferimento del percolato. Finalmente, dichiara il presidente della RAP Giuseppe Norata, dopo quasi 34 mesi è stata pubblicata la gara per la realizzazione della settima vasca. Questo è il frutto anche dell'attività di pungolo svolta negli ultimi mesi alla RAP, poiché senza l'attività progettuale della società e senza la nostra azione di stimolo non si sarebbe venuto a determinare questo risultato. La RAP vigilerà affinché non si accumulino ulteriori ritardi ingiustificati, poiché la mancata realizzazione della settima
settima vasca ha determinato notevoli costi straordinari che non possono essere certamente attribuiti solo ai cittadini palermitani e situazioni emergenziali nella piattaforma di Bellolampo noti ormai a tutti. Non finanziati invece i progetti presentati alla RAP con il Comune di Palermo per la realizzazione di 5 CCR. Spiace ancora una volta constatare, commenta il direttore generale Roberto Licausi, che la Regione è poco incline ad aiutare nel percorso di incremento della differenziata i comuni e soprattutto la città di Palermo. Infatti la Regione, pur valutando con un alto punteggio e quindi ammissibili i progetti dei CCR presentati, non ha proceduto al relativo finanziamento. Speriamo che nei prossimi giorni la Regione si ravveda e proceda al finanziamento dei 5 centri comunali di raccolta che sono indispensabili per l'incremento delle percentuali della raccolta differenziata e per la diminuzione dei costi gestionali di RAP. In Italia sono circa 250.000 i pazienti affetti da malattie infiammatorie croniche intestinali altamente invalidanti. La ricerca scientifica ha prodotto importanti risultati in grado di permettere a chi è affetto da queste malattie di condurre una vita normale. Dalla Sicilia intanto la conferma per le nuove terapie e biosimilari. La rete siciliana sul trattamento delle malattie infiammatorie croniche intestinali è ormai una realtà importante dal punto di vista clinico e scientifico, è presente dal gennaio del 2013, raccoglie dati sui trattamenti dei pazienti affetti da malattie di Crohn e colite ulcerosa e colite non classificata, è suddivisa in hub e spoc. Il nostro centro è il centro super hub coordinatore, la rete è composta da 7 centri hub e 9 centri spoc, rappresentativa di tutte le province siciliane. Abbiamo ottenuto in questi ultimi anni notevoli risultati in termini di lavori scientifici, soprattutto di efficacia, anzi di effectiveness sul trattamento con farmaci biologici in queste due malattie. Abbiamo presentato dati su un lavoro pubblicato sui biosimilari di Infliximab, sia di prima che di seconda generazione, su 276 pazienti, ha confermato l'efficacia, l'effectiveness nei pazienti affetti da malattie di Crohn e colite ulcerosa, ma soprattutto la sicurezza di questi trattamenti. Ed è emerso anche che, soprattutto nel primo studio, gli switch multipli, cioè i cambiamenti multipli tra l'originator e i biosimilari di prima e di seconda generazione per quanto riguarda l'infliximab sono assolutamente sicuri ed efficaci senza che vi siano segnali di allarme per i nostri pazienti. Calendario 2021 della Marina Militare, una scia lunga 160 anni, è il tema di quest'anno. Scatti che rappresentano in un clic i compiti istituzionali della Marina al servizio del Paese, delle sue istituzioni e dei suoi cittadini. Scia lunga 160 anni, questo è il tema del nostro calendario quest'anno, il calendario 2021. È una scia che ovviamente noi marinai in più di un'occasione guardiamo quando siamo imbarcati e ovviamente corrisponde più o meno con la direzione di casa e quindi questo è un elemento particolarmente toccante per noi ed è per questo che abbiamo voluto usarlo per il calendario 2021. In questo calendario io vorrei evidenziarvi quattro elementi fondamentali che hanno generato e sono stati alla base delle scelte fatte. La tradizione che è sicuramente quella che ci viene data, quella luce e quella stella polare che noi guardiamo, che ci proviene dai nostri eroi, dalle nostre medaglie d'oro, da coloro che hanno scritto la storia della Marina con il loro sangue, con la loro dedizione, con il loro attaccamento alla Forza Armata e al Paese, ma anche di quello che ogni giorno viene fatto dalle nostre marinaie e dai nostri marinai. Sono piccoli tasselli che costituiscono quella base su cui noi fondiamo il nostro modo di agire, su cui noi fondiamo la nostra etica, su cui noi fondiamo i nostri valori e la nostra morale. Dopo la tradizione vorrei farvi notare quale sia lo scopo di questo calendario, ovvero noi vogliamo che attraverso queste pagine, sfogliando i mesi del 2021, si possa recepire e reirradiare un messaggio di quanto importante per noi sia il mare, di quanto importante per noi sia la convinzione dell'importanza della marittimità per il nostro paese, che troppe volte purtroppo è data per scontata. Il terzo elemento è il senso di appartenenza. Quante volte noi abbiamo sperimentato quel senso di famiglia, di coesione nel momento in cui
i cavi lasciavano la banchina e quindi la nave era per conto suo, col suo equipaggio, col suo comandante, con tutto quello che caratterizzava questo cosmo così particolare e che ha generato in tutti noi, credo, un senso di appartenenza che non è duplicabile in nessun'altra realtà. L'ultimo elemento, altrettanto importante, è quello della bellezza. Noi quest'anno festeggiamo i 160 anni della nostra Forza Armata, ma anche i 140 anni dell'Accademia Navale, che è un po' la culla della futura classe dirigente della nostra Forza Armata, dove i nostri 18enni e 19enni fanno scelte importanti e iniziano a costruire un solido bagaglio culturale e professionale per poi essere coloro che guideranno la Marina. Non solo, abbiamo anche i 90 anni di nave Vespucci. Nave Vespucci che è stata giustamente definita la nave più bella del mondo e credo che sia l'elemento della nostra organizzazione che più ci rende merito e soprattutto incarna il concetto di bellezza. Mi piace terminare con un richiamo al nostro DNA, alla nostra innata volontà di essere utili anche nel sociale, perché questo calendario è dedicato ed è finalizzato a promuovere tutte le attività dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, al quale va tutta la nostra gratitudine e tutto il nostro affetto. Una scia lunga 160 anni. Vivo è, vivo vivo è, questo è il titolo del nuovo cortometraggio dell'associazione ECU, European Culture and University, firmato da Francesco Panasci, un cortometraggio per la promozione dello storico mercato del Capo di Palermo. Un viaggio con il contista Salvo Piparo e il cabarettista Giovanni Cangialosi. Sabbenere che tutte le cuite, donne e uomini, ricchi e poveri, eppure i cugini di campagna, prego, si comodino, si comodino! Buongiorno signore, si potesse avere per un mio spinno personale un panino, panella e cazzille? Grazie. Sento c'avorore cose belle, un panino chi panelle, un sfinciù. Grazie signora, lo vede nel suo silenzio, già lui si racconta, perché a Palermo non succede mai niente e quando la racconti una cosa che la fai succedere. Vivo vivo. Vivo è, vivo vivo è. Ca vennero a puzzare tu? Acqua fece tu e che? Francese, arabe, noi manni, voi buoni! Certo, puoi pigliare se nero, ma ecco che vai buono al riso! Dinanzi a noi, il cuore di Palermo. Il Teatro Atlante Circolo Arci Palermo organizza la nuova stagione 2021 e chiede l'aiuto del pubblico. Sarà uno spettacolo, questo è il titolo della campagna, che mira a coinvolgere gli amanti del teatro attraverso l'acquisto di ticket ad edizione limitata. Sarà uno spettacolo, questo è il titolo della campagna del Teatro Atlante, circolo della rete Arci Palermo, che intende lasciarsi alle spalle il 2020 per affrontare l'anno che sta per arrivare con entusiasmo, forza e spirito di condivisione creativa. L'obiettivo è quello di costruire una nuova stagione teatrale attraverso il supporto del pubblico. Il teatro ha chiuso le porte a marzo, proprio come è stato costretto a fare l'intero settore, e ha tentato di reinventarsi continuando a proporre spettacoli ed iniziative come l'esordio estivo de Le Occasioni, un'esperienza di teatro silente tra arti performative e tecnologia wireless all'aperto, il teatro in natura in collaborazione con Artemisia, società cooperativa per il turismo sostenibile e l'educazione ambientale, i laboratori di lettura espressiva a Villa Tasca, l'avvio per l'11° anno consecutivo del laboratorio permanente dell'attore.
Adesso è il momento per un ulteriore passo, ovvero quello di chiedere al pubblico un atto di fiducia, spiegano gli attori e cofondatori del teatro Preziosa Salatino ed Emilio Ajovalasit. È il momento di cogliere l'opportunità di regalare per questo Natale un po' di bellezza, quella che ci è mancata durante questo complicato anno in cui non è stato possibile organizzare e garantire la nostra consueta programmazione. Cosa c'è di meglio che lavorare alla costruzione della prossima? L'iniziativa prevede la possibilità di visitare la pagina dedicata nel sito web del Teatro Atlante e seguire le istruzioni per acquistare i biglietti limited edition firmati Sarà uno spettacolo e assicurarsi un posto a sedere per assistere ad uno spettacolo a scelta della prossima rassegna 2021. Spazi dedicati ai maggiori artisti del Novecento, affiancati da quelli siciliani. Si chiama Artists, la mostra di grande pregio al Centro d'Arte Raffaello a Palermo. Tra gli artisti in esposizione, Botero, Guttuso, Picasso e Vinci Guerra. Collettiva di grande pregio per il Centro d'Arte Raffaello a Palermo, che per il periodo delle festività offre al pubblico Artists, un'esposizione di opere uniche e grafiche di grandi artisti appartenenti alle più importanti correnti del Novecento, come tra i tanti Botero, Carrà, Guttuso, Ligabue, Miró, Picasso, Sassu, Schifano, Sughi e Vinci Guerra. La mostra, a cura del critico d'arte Giuseppe Carli, è fruibile fino al 9 gennaio, dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 alle 19.30. Semplice e lineare nella sua suddivisione in aree tematiche, con spazi dedicati ai maggiori artisti del Novecento, affiancati da quelli del territorio siciliano, si arricchisce sovrapponendo storie e vicende tra collezionismo e partecipazione attiva a progetti espositivi, come la grande mostra dedicata a Picasso. Inoltre, grazie all'ausilio della dimensione digitale e del web, sarà possibile visitare la mostra sulla nuova piattaforma raffaellogalleria.com nella sezione dedicata alla mostra in corso. Questa mostra non ha paura di dichiarare con forza, commenta Carli, l'importanza del Centro d'Arte Raffaello all'interno del sistema dell'arte siciliana e non solo, nell'arco di questi ultimi 30 anni, come testimoniano tante foto storiche presenti alle pareti della sede e nel web. È facile perdersi in vicende straordinarie, ritrovamenti e riscoperte di opere che hanno delineato l'immagine di una famiglia di editori, di galleristi, di collezionisti, di mercanti e di appassionati d'arte. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Vi ricordiamo che potete rimanere aggiornati attraverso tutti i nostri social e dunque appuntamento alla prossima edizione di Media News.